in oltre 2000 tra studenti e studentesse, docenti delle scuole superiori del Bassanese, per una lezione di vita passando attraverso i grandi della letteratura. Sul palco della CMP Arena lo scrittore, insegnante di lettere e divulgatore palermitano Alessandro D'Avenia, che ha letteralmente galvanizzato l'attenzione dei giovani presenti, accompagnandoli in un percorso di consapevolezza del sé, portando esempio i nostri grandi poeti e gli eroi della mitologia, Ulisse su tutti, parlando di resilienza, di necessità di semplicità nell'approcciarsi alla vita, ma soprattutto della bellezza di viverla, questa nostra vita, forti e consapevoli dell'unicità di ognuno e ognuna di noi. Ha parlato ai giovani, ma anche agli adulti presenti, agli educatori, perché siano capaci di accompagnarli nel loro cammino di crescita e formazione rispettando i loro tempi. Noi abbiamo bisogno di riscoprire proprio le cose semplici, abbiamo talmente complicato la vita che siamo distantissimi dalla vita vera, quindi quello che faccio è semplicemente ricordare che c'è qualche cosa che ci rende vivi ed è accessibile, molto vicino, perché è dentro di noi, e questa cosa chiaramente risveglia un'attenzione, un'energia che è propria dei ragazzi, ma il problema è di noi adulti che dobbiamo chiederci che vocazioni, che vite, che cosa stiamo proponendo come possibilità di questa unicità di fiorire. Messaggi che sono giunti dritti ai ragazzi e alle ragazze in questo evento organizzato dal Comitato Genitori del Liceo Scientifico Jacopo da Ponte e che tanto ha impegnato ed entusiasmato i giovani. Sicuramente ci rimane anche una crescita personale perché abbiamo lavorato molto per questo evento. Mi resta un'idea più chiara sulla mia prospettiva di futuro. Ognuno di noi è speciale, deve solo scoprire cos'è che effettivamente lo rende tale. Sicuramente mi è rimasto il fatto di cercare per chi usare il proprio tempo, per chi spendere la propria vita, a chi dare la propria vita. La vita non è una carriera,